dal terremoto del 24 di agosto ci siamo resi conto che le scuole spesso venivano chiuse e poi riaperte, e poi di nuovo dopo il 26 ottobre vennero chiuse e poi di nuovo riaperte e poi di nuovo chiuse. Allora questa continua chiusura di scuole ci ha fatto capire che quelle scuole in realtà forse non erano poi così sicure. Abbiamo cominciato a studiare perché non sapevamo che dietro a tutto questo c'era uno PCM del 2003, dopo la tragedia di San Giuliano che ha visto morire dei bambini in una scuola, c'era questo PCM che diceva che tutti i proprietari di edifici scolastici, fossero loro sindaci o presidenti di provincia, avrebbero dovuto praticamente valutare le vulnerabilità sismiche degli edifici scolastici e poi, una volta avuta le vulnerabilità sismiche, avrebbero dovuto progettare la messa in sicurezza delle strutture. Dal 2003 sono stati stanziati dei fondi a livello regionale, di tutte le regioni, c'erano delle sorte di cofinanziamento, ma nessun sindaco, non proprio nessuno, perché ci sono alcuni sindaci virtuosi che l'hanno fatto, ma nessun sindaco ne ha tenuto conto, perché in realtà questo PCM non dà un... è una regola che dice come bisogna agire, però non dice che se non agisci poi succederà questo, e quindi hanno tutti lasciato correre. Diciamo che siamo stati fortunati, non ci possiamo più appellare alla divina provvidenza o al fatto delle condizioni meteorologiche o al fatto che sia notte, il terremoto agisce sempre, ed è forse meglio dare prova che l'Italia è civile come tutti gli altri paesi europei e che quindi sia degna di dare ai nostri figli le scuole che meritano. Sono battaglie assolutamente congiunte, quindi qui con le scuole sicure noi in questa fase, quest'anno, possiamo ancora parlare di prevenzione, però a settembre i nostri ragazzi torneranno a scuola, torneranno nelle scuole dove nessuno o in gran parte si è occupato di fare un indice di sismicità. Quindi significa che i nostri ragazzi sono in pericolo dappertutto, da mesi, da anni. Tutti i vari comitati delle 8 regioni che sono qui oggi hanno già portato avanti questo discorso nei vari comuni, nelle varie regioni. Oggi siamo qui per chiedere che invece questo discorso sia raccolto a livello proprio nazionale. È impossibile concepire di avere ragazzi che vanno a scuola la mattina e pensano a come potersi nascondere sotto il banco per non rimanerci sotto. Siamo qua perché abbiamo notato due modi di fare completamente diversi tra provincia e comune e vogliamo capirne il motivo. La provincia ha fatto tutte le verifiche sismiche nelle C3, per cui le più approfondite, e è stata presa la decisione di chiudere le scuole sotto lo 02, mentre vediamo da parte del comune un temporeggiare per questa decisione. Secondo noi le scuole che hanno un indice inferiore allo 02 hanno anche delle problematiche serie di sicurezza base, ovvero mancano le scale antincendio, le uscite di sicurezza e gli impianti non sono certificati da anni. Quello che ci chiediamo è come possano pensare che noi genitori accettiamo l'idea di far rientrare i bambini in queste scuole.